Questo programma è offerto da Antica Forneria Cancelle di Manfredonia, Azienda Agraria Fiore, Balconi, Petto di Pollo Nazionale Brunello, Mozzarella Fresca Cordisco, Fiscante Panificio in Casanova Monterotaro, Pepsi Cola, Mozzarelle Fresche La Gioiosa di Puglia, Prosciutto Cotto Parma Cotto, Zumosol Permuta Ananas Pernigotti, Tamma, Preparato per Risotto Tutto Gelo. Buonasera. Buonasera. Diego. Sono 80 euro. Io il borsellino, moneta amica mia, sconde del 50%. Mi digiti il PIN? Certo. Ecco fatto. Grazie. Prego. Buonasera. Buonasera. Scusi signore, come mai avete sparagnato il 50% sulla spesa? E io c'ho il borsellino, ve l'ho detto. Chieda alla cassiera. Allora, è semplicissimo. La prima cosa che deve fare, deve andare sul sito www.monetamicamia.it e si deve registrare, ok? Bene, dopo che si è registrato, sceglie uno dei tanti borsellini che ci sono, da 5, da 10, da 20 euro, e ci mette dentro un soldino, ok? Poi fai fare la stessa cosa a tanti amici, se ne fai fare a 4 amici, nel tuo borsellino ci saranno non più una moneta, ma due monete. L'avrai fatto fare a 10 amici, nel tuo borsellino non ci sarà più una moneta, ma 5 monete. Quindi quando andrai a spendere i soldi nei negozi aderenti, avrai speso praticamente 5 monete, ma a te effettivamente ti saranno costate soltanto una moneta. Quindi avrai risparmiato o il 50 o l'80%, ok? Avete capito, signora? Pigliate un telefonino che ci registriamo, va bene? Andiamo! Mi chiedo spesso perché dovrei essere assemblato e programmato come un robot di latta e di tendenza capibile da tutti e che ti dice sempre di sì. E non do peso alla maggioranza, non è importanza, è stravaganza, sarò sempre in minoranza. Non è importanza, è stravaganza, stravaganza, se per te non è un problema, mi voglio stravagare. Io non sono come te. Bentornati a Casa con B, penultimo giorno dell'anno e di, insomma, in generale di questa stagione di Casa con B. Oggi parliamo di Stramurales. Ah, di Stramurales, lo avevamo annunciato ieri. Sì, l'avevamo annunciato ieri, ho già detto fuori onda che parlando di Festival di Writers, no, mi aspettavo, non so, quattro ragazzi con le felpe così larghe, il cappellino girato alla rovescia con la visiera al contrario. E invece sono gli organizzatori di Stramurales. Vero, Stornara ci stupisce ancora, lo devo dire, perché poi, ecco, prima di iniziare a presentare, diciamo sempre, diciamola questa cosa, Stornara è uno dei paesi dei cinque reali siti, forse è il più attivo dei cinque reali siti, perché c'è sempre qualcosa da, sì, fare. Anche ricollegandoci al Festival dei Writers, ricordiamo che comunque con Stornara Rap, anche comunque, diciamo che come cultura, visto che i Writers sono vicini alla cultura hip hop perché nasce da lì sostanzialmente, ricordiamo che comunque Stornara ha avuto nomi come J-Ax, come Shaggy, come Fabri Fibra, insomma. Certo. Quindi, cioè, comunque dal punto di vista del panorama rap ha avuto grossi nomi che si rispettano. Assolutamente, evidentemente c'è gente che sa organizzare, questa è una gran bella cosa. Chi sono i nostri ospiti? Annunciamo i nostri ospiti, li annuncio in ordine. Antonio Signoriello di Stornara Life, benvenuto. Benvenuto. Giancarla Molaschi, referente città attiva, benvenuta. Cittadinanza attiva, benvenuta. Grazie. Vabbè. No, non dico niente, io l'ho letto. Vabbè. Giovanna Giovine, presidente Giovani Aquile, Protezione Civile, benvenuta. Presidentessa, direi, a questo punto. Sì, perché, o come direbbe la Boldrini, presidenta. Sì, vabbè. Okay.
Poi abbiamo, non so se lo dirò in ordine, ok, Fernando Iagulli della Proloco di Stornara, benvenuto. E poi Dulcis in fundo, Rocco Caputo, presidente Associazione Giovani per l'Europa. Grazie benvenuto, a voi, ben trovato, perché lui è anche un grande organizzatore. Cioè, il presidente Associazione, già l'abbiamo detto per ultimo. Cioè. Sì, vabbè, Dulcis in fondo. Ma scusa, ma cosa, che è la citrosodina? Ma è questa? No. Sì. Allora ti spiego, Piero. Il microfono vicino. Metti il microfono. Piero, ti spiego. Questa è in pratica una ditta di colori che ci ha contattato. Ha letto l'evento sulla pagina Facebook ed è disposta a sponsorizzare tutto l'evento. Ecco perché ce l'ho in mano. Fantastico. Si chiama L'Invia Industrie Vernici. E per noi è un grande passo in avanti perché i colori costano un botto. Quindi se questa ditta ci sponsorizza, diciamo che abbiamo fatto già metà dell'opera. Quindi possiamo già dire di aver portato un po' di fortuna? Certo. Questa è una grande cosa. Allora, vediamo la locandina, così iniziamo a parlare di questo evento. Ecco qua, vabbè, vediamo proprio la locandina, quella forma di locandina. Bravo, Stramurales 2018. Chi ce ne parla? Chi inizia a parlarne? Posso parlarne io. Allora, l'idea è nata dal gruppo Facebook Stornara Life. E in pratica è un gruppo di circa 2500 utenti, è un punto di riferimento per Stornara e per i fans di Stornara e niente, tra una battuta e l'altra in pratica si è deciso di organizzare un evento culturale di carattere artistico unico nel suo genere, appunto perché a Stornara non si è mai organizzato nulla di simile. E, tra l'altro ne approfitto per salutare gli amici di Stornara Life e in particolare il creatore del gruppo che è Lino Lombardi, un artista di Stornara. E, in pratica il nostro obiettivo era quello di avvicinare i giovani all'arte, e, appunto perché pensiamo che al giorno d'oggi i giovani sono più concentrati nel mostrare le loro emozioni attraverso una faccina di WhatsApp, di Facebook, che altro. Quindi abbiamo pensato di mettere a disposizione dei pannelli e delle mura di Stornara nel centro cittadino per permettere ai giovani di esprimersi attraverso l'arte. E, premetto che l'idea è stata lanciata appunto su Stornara Life, su questo gruppo, è stata condivisa da diversi membri del gruppo, in particolare dalle associazioni del territorio e quindi ad esempio Cittadinanza Attiva, qui abbiamo la coordinatrice Giancarla Molaschi, e anche dalle Giovani Aquile, che è un punto di riferimento per Stornara per quanto riguarda la protezione civile, e inoltre poi abbiamo Rocco Caputo con i Giovani per l'Europa, inoltre c'è anche Silvana Sabetta che rappresenta Stornare in Movimento, che purtroppo non è potuta esserci per altri problemi, e poi è stata appoggiata, è una manifestazione appoggiata anche dall'amministrazione di Stornara. Abbiamo avuto il patrocinio da parte dell'amministrazione, qui abbiamo l'architetto Ferdinando Iagulli che è anche nostro presidente del consiglio. E niente, questo, ecco, devo dire non dimenticare la Proloco però e poi inoltre sì, c'è la Proloco rappresentata sia da Ferdinando ma soprattutto dal presidente Domenico Russo, che doveva esserci oggi ma per altri impegni non ha potuto. Tra l'altro è rappresentata la manifestazione, sì, devo dire. Ultima cosetta, ci siamo ritrovati in un primo incontro, abbiamo subito messo su una bozza del programma, abbiamo dato vita a questo progetto che lo riteniamo ambizioso per la comunità di Stornara. Bello, allora, hai detto due cose molto belle. La prima, hai parlato di arte, perché lo spieghiamo, lo diceva ieri Michele, ma lo stiamo dicendo sempre, quella dei graffiti è arte, non è imbrattare i muri come molti possono pensare. Imbrattare quando portate i vostri cani a defecare e lasciate i ricordini a terra, questa è arte, ma è arte che forse qui è un po' più bistrattata, ma negli Stati Uniti, in Francia, in Germania, a Londra sono molto molto più rispettate, ecco. Poi, seconda cosa molto bella, è che voi siate rappresentanti di diverse realtà, di diverse associazioni. A Stornarella funziona molto l'associazionismo tra associazioni, fatemi passare questo termine. Stornara, Piero. Stornarella, scusatemi, Stornara, vabbè. Sono i nostri cugini, non è un problema. Siete tutti cugini, sì, però è giusto dire. A Stornara funziona molto questa sinergia tra associazioni e, continuo a dire, non è facile trovarla non soltanto nei dintorni ma un pochino in tutta la nostra
terra che è una terra di orticelli propri. Ma vediamo di capire bene. Volevo aggiungere una cosa. Forse è l'unica volta che viene fatto un evento e dopo l'evento rimane qualcosa per il paese. Certo. Perché di solito si fa l'evento, viene il grande nome, il grande cantante, canta le sue canzoni con tutto il rispetto, il giorno dopo va via, a noi non rimane niente. Invece così rimarranno le opere d'arte che hanno fatto, quindi avremo qualcosa anche da tramandare ai nostri figli. Dove si faranno precisamente? Diciamo spazi per tutto Stornara per quanto riguarda i muri, mentre per quanto riguarda i pannelli sul corso principale di Stornara. Quindi i pannelli rimarranno dopo? Sì, rimarranno... Quantomeno per l'estate, insomma, sì, finché si potrà. Sì. Poi organizzeremo altre mostre per farli vedere tutto. Bello, questo, complimenti. Cerchiamo di capire che cos'è la street art, però, visto che insomma la vedo preparata. Sono preparata giusto per un fatto di età, perché in effetti un po' avulsa, diciamo, da queste cose, potevo avere un po' il pregiudizio che fosse soltanto andare a imbrattare dei muri. E allora, grazie a Google, ho tirato giù un po' di cose e ho visto che, con tutto il rispetto per tutte le forme di arte, compresa il graffitaggio cosiddetto, la street art è una cosa, neanche un'evoluzione, una cosa che forse è parallela. Il graffitaggio ho letto e ho visto che si occupa magari della parte, diciamo, di mostrare le lettere nelle varie forme che possono prendere, nei muri, eccetera. La street art ho letto che invece è nata a New York e può essere, come hai detto anche tu, può essere un po' l'evoluzione della pop art. Certo. Negli anni 60 sono usciti i primi spray, le prime bombolette, e quindi i giovani ventenni, quindi appena sono cresciuti i ragazzini di allora, hanno iniziato probabilmente all'inizio a imbrattare e poi a seguire anche quella che era la pop art, quindi Andy Warhol, quindi quell'ambiente comunque di New York che ha fatto un po' da precursore. Certo. Ci chiediamo una cosa prima di continuare. Siccome abbiamo ascoltato il tipico accento di Stornara, ecco, volevo sapere, Stornara o Stornara periferia? E insomma, diciamo che tradisco un po' il mio accento tipo gabibbo, perché sono genovese, però abito a Stornara da 13 anni e mi sento stornarese almeno a metà genovese, metà stornarese, e dichiaro ufficialmente che a Stornara morirò, quindi non vi libererete di me. Ecco. Spero magari di perdere questo accento. Non sappiamo se è una promessa o una minaccia. Una minaccia, assolutamente. E spero di perdere questo accento, magari lavorandoci sopra posso un po' migliorare. Non è facilissimo. Non è facile, la cadenza comunque rimane sempre. Certo, diciamo, certo. È anche una bella cadenza, devo dire. Continuiamo, chiedo scusa se ho interrotto. Quindi stavo semplicemente dicendo che gli artisti della street art hanno come scopo anche quello di trasmettere emozioni, quindi una loro opera intanto è molto più fruibile di un quadro. Loro infatti diciamo che si distinguono per non voler entrare nelle gallerie d'arte, nei musei, da quando i cellulari hanno i video e c'è la possibilità di fare le fotografie, diventa anche più fruibile tutto quello che loro fanno, e quindi il tam tam immediatamente è molto più veloce. Assolutamente. E quindi si può dire a tutti gli effetti che sia la nuova arte. Poi vedo scorrere delle immagini degli artisti, di capolavori io li chiamerei, perché anch'io sinceramente non conoscevo tutti gli artisti. Ora da un mesetto a questa parte mi sto facendo una cultura, devo dire sono felice perché ho scoperto veramente una forma d'arte a tutto tondo. Tra l'altro bisogna dire che molti pensano che questi artisti siano soltanto degli anonimi, in realtà ci sono dei veri e propri nomi. Ci sono dei nomi inseriti in circuiti internazionali, ci sono ragazzi e tutti quelli tra l'altro che ci onoreranno della loro presenza a Stornara sono inseriti in circuiti italiani e in festival che vengono fatti ripetuti a Roma, ad esempio in primavera si è appena concluso l'ottavo festival della street art indoor, quindi fatta in ambiente appositamente riservato a loro, e diventa un vero e proprio decoro urbano, quindi per le periferie abbandonate o forse brutte anche, ma anche per i piccoli paesi che magari non avrebbero turismo, e noi puntiamo anche a quello, ha detto bene il nostro amico Rocco, a lasciare un segno che rimanga nel tempo, perché i murales durano, e noi speriamo di essere in grado, vogliamo assolutamente continuare questa cosa con gli anni, di modo che
Ora avremo i primi muri, l'anno prossimo ne avremo magari il doppio e continuare così a esaurimento. Non volete fare magari il festival dei carpentieri, il quello festival è previsto. Fate ricostruire la città. Abbiamo l'architetto, gli ho detto assolutamente sì. E devo dire che speriamo anche di riuscire a inserire Stornara in un circuito di paesi di tutta Italia, borghi, grandi o piccoli, a parte le città grandi che sono abituati. Io vedo che i muralisti lavorano tranquillamente proprio a Milano, Torino, vero, sì. A Forlì c'è una grande scuola, a Bologna c'è la scuola, a Roma, grazie agli artisti che ora vi nominerò c'è la scuola anche in Puglia. È nata dalle Cese, quindi siamo si sta... curiosi, siamo curiosi. Io devo leggere perché anche perché direi che dopo aver visto i disegni di questi ragazzi ho esaurito gli aggettivi, perché certo. Comunque allora ve li presento uno a uno rigorosamente in ordine alfabetico, permettetemi, vabbè. Così almeno non faccio torti a nessuno con gli occhiali, però sennò. Diciamo che intanto è da apprezzare la disponibilità completa di questi ragazzi artisti che si sono trovati di fronte comunque giustamente persone, a parte lui forse, anche di una certa età, piene di buone volontà ma completamente impreparati a digiuno, quindi siamo andati molto a braccio nel fare questo lavoro e abbiamo iniziato a contattare gli artisti e vedere un po' che aria tirava, e devo dire appunto in effetti che abbiamo trovato ragazzi, uomini e donne anche disponibilissimi e tutti di alto livello. Quindi questi li troveremo a Stornara? Li troveremo tutti a Stornara, mi raccomando, venite perché c'è da stare col naso all'insù. Certo, allora. In ordine alfabetico rigorosamente, il grande Bifido, che io amo, questo tra virgolette, tra parentesi, devo dirlo perché vedrete i lavori che fa, è simpatico nella presentazione, perché lui dice che non vuole far sapere niente di sé. O meglio, ogni volta che gli chiedono chi sei, dà di sé una definizione diversa, come disse Italo Calvino. Questi ragazzi sono anche ragazzi di spessore. Bifido ha lavorato ovunque, a parte che in Italia ha lavorato in Francia, in Bosnia e in Ungheria, quindi sono artisti a livello internazionale. E, contrariamente a chi fa graffiti, chi usa magari solo lo spray o gli stencil, loro usano anche materiali. Bifido usa anche foto. Poi delle foto, quindi lui le rielabora, poi le incolla al muro, ora sono profana, scusa Bifido se senti, ma dei lavori eccezionali. Poi abbiamo Cecos, che è di origine leccesi, e appunto lui insieme ad altri comunque hanno lanciato la street art anche nella nostra regione. È cresciuto a Milano, Cecos, infatti credo che l'abbiamo contattato mentre era lì, e le sue opere sono esposte, io userei questo termine, o fisse comunque sui muri di Italia, Polonia, Germania, Francia, Cina, Indonesia, Macedonia e Albania. E io aggiungerei Stornara tra qualche Stornara, lo e vedere. Dal 5 d'agosto, anzi forse viene qualche giorno prima, qualcuno di loro viene il giorno prima, anche a Stornara io ne vado orgogliosa proprio, certo. Noi ne andiamo orgogliosi tutti. E poi ecco un altro, ripeto, il terzo in ordine alfabetico è Moby Dick, è Marco Tarascio. Moby Dick l'abbiamo conosciuto, si può dire per caso, ci scuserà, guardando un programma televisivo della RAI che è Linea Azzurra. Abbiamo visto questo ragazzo lavorare su una parete enorme, disegnare fondali marini, balene, con un messaggio molto vicino al rispetto della natura. Lui è socio di Sea Shepherd, che quindi è l'organizzazione italiana, in questo caso, che si occupa della salvaguardia della natura. Quindi è anche impegnato dal suo punto di vista. Ed è veramente, non vi sto a dire dove ha disegnato, perché veramente finiremo tardi. E insieme a lui verrà Giusy Guerriero, che è una ragazza giovane, una 29enne, e me lo sono scritto, lei ha detto mi sento viva quando dipingo, quindi porteranno bellezza ed entusiasmo anche questi ragazzi. E poi abbiamo un gruppo vicino a casa nostra, a San Severo, quindi del Foggiano, anche se poi risiedono a Bologna, che sono i No Chance, bravissimi anche loro. E ho visto già il loro progetto, non vi dico nulla, è bellissimo. Bisogna andare a Stornara. Bisogna andare, perché è fantastico. E avremo poi Chris Rizek, che ripeto, non so più che aggettivi usare. Lui insieme a Alessandro Suzzi, esattamente, hanno lanciato la street art in Puglia. E leggo che è ironico e provocatorio, Rizek. Andate su Google a vedere i suoi disegni, comunque le sue opere. E
la verrà a stornare anche su Alessandro Suzzi, che è un artista tranese, innovativa e all'avanguardia. Fa di tutto, non fa solo murales, fa anche scenografie per i teatri, è un artista tutto tondo anche lui. Poi, già che abbiamo visto la disponibilità di questi artisti italiani, abbiamo detto, ma perché limitarci agli italiani? Abbiamo incontrato delle fotografie di murales fatte da Zabu Smith, che è una ragazza nata nella Loira ma che vive a Londra, l'abbiamo contattata e lei è stata subito felice di lavorare in un paese dove abbiamo detto, un paese come Stornara, dove non è mai stato fatto nulla di simile, che è un paese piccolo, l'abbiamo detto, loro non interessa, gli interessa comunque fare contenti, provare gioia che vede i loro disegni, ne sono proprio convinta, perché gioia trasmettono, infatti. E quindi anche lei verrà, è molto disponibile, ripeto, è tutta da vedere la nostra mostra. Bene, poi naturalmente, parliamo anche con gli altri, certo, ingegneri Agulli, certo. Ci sarà tanta altra gente che non è magari di questo livello, ci saranno tante iniziative collaterali, immagino, no? Sì, sì, certo, infatti la manifestazione ha due momenti, questo degli artisti che dipingeranno le pareti ed è un livello, come diceva Giancarla, è un livello nazionale e anche internazionale. Anche internazionale. Ma il progetto era partito, poi si è allargato in questo senso, ma era partito per farlo realizzare ai ragazzi del posto. Quindi abbiamo realizzato dei pannelli tipo delle piccole case da poter concentrare in un posto, cioè il corso di Stornara, dove questi ragazzi si esibiranno, perché è un'esibizione, quindi dal vivo, dipingendo questi pannelli, che sono come delle piccole case, dei piccoli muri, messi in mezzo al corso. Poi la manifestazione si è andata allargando perché l'appetito vien mangiando, gli artisti stessi si sono proposti e noi stiamo facendo lo sforzo di poterli portare a Stornara ed è stato già fatto in gran parte. Voglio sottolineare che questo farà di Stornara una galleria d'arte sotto il cielo, esattamente. E sono orgoglioso di dirlo anche come amministratore comunale, perché sono 5 anni che faccio l'amministratore comunale, perché si collega al discorso del rap. Stornara già 6 anni fa, era partito con una politica giovanile ed anche dal punto di vista economico, perché questo porta economia a Stornara. Noi ogni anno abbiamo circa, e andiamo sempre migliorando, abbiamo circa 1 milione di introiti sul territorio, che vengono lasciati sul territorio, perché tra i vari concerti, la festa patronale e le varie manifestazioni culinarie portiamo tantissima gente a Stornara. Quest'anno questo progetto non ce lo siamo fatti scappare, è partito da un'idea di Stornara Life e noi subito, parlo anche a nome della Prologo perché sono stato per tanti anni presidente, subito l'abbiamo colto e abbiamo dato l'appoggio a questa manifestazione. Noi ci occuperemo, come Prologo intendo, ci occuperemo della parte gastronomica, oltre che d'organizzazione. Bravo, ovviamente. Ottima e bella cosa. Che non può mancare perché, come saprai, il nostro territorio è ricco, ricco di gastronomia, ricco di prodotti eccellenti che vanno su tutto il territorio. Ecco perché ti dicevo prima, anche il Stornara Rapper è partito con questo intento. Questo va ad arricchire e infatti l'amministrazione ha subito dato il patrocinio a questa manifestazione. Noi faremo assieme agli amici dell'Associazione Giovani per l'Europa la parte culinaria, quindi ci occuperemo e cercheremo di fare, e faremo sicuramente, piatti di street food legati ai prodotti locali. In particolare noi della Prologo ci dedicheremo a prodotti vegetariani, tipo le verdure. Cacciofi, asparagi, insomma gli ortaggi. Peperoni, melanzane, di tutto, diciamo la Puglia e poi specialmente Stornara, che è al centro del tavoliere, si può dire che è il paradiso degli ortaggi. È verissimo. Noi esportiamo in tutto il mondo. Quindi farli conoscere anche già cucinati, già prodotti, è una cosa importante per l'economia locale. Allora, adesso andiamo in pubblicità, parleremo anche dell'importanza della protezione civile, soprattutto quando ci sono eventi del genere, ma non solo, la protezione civile è importante sempre e lo dirò sempre questo fatto, la protezione civile arriva molto spesso prima
delle forze dell'ordine, semplicemente perché è dislocata bene dal punto di vista del territorio, ma parleremo anche dei giovani per l'Europa. È importante il messaggio che state dando adesso. È vero, ci troviamo in un posto al centro del tavoliere che potrebbe sembrare sperduto, ma in realtà se si sa amministrare bene, se si intercettano dei fondi europei e non solo, si può fare tutto. Adesso andiamo in pubblicità. Se volete parlare con i nostri ospiti, il numero è 0881 3300 35. Supermercati Convì, la differenza in evidenza. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che, trafilato in oltre 150 stampi, prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. Mentre il sole dà il buongiorno al mattino, nel vicino paese dei Gocciolotti si lavora di gran lena per portare ogni giorno, da 50 anni, tutta la freschezza e la bontà del latte sulla tua tavola. Per una colazione ricca di energia e allegria, latte fresco Sila. Che energia la bontà! È il tuo appuntamento con gusto e freschezza di altri tempi. Dal 1898 ogni giorno come una volta. Fattoria del Molise del Giudice. La mozzarella fresca per tradizione. Ecco il nuovo numero del Convì Magazine, Operazione Scorta Vacanze. Convì e Divella ti offrono la scorta di pasta per le tue vacanze. In questo numero parliamo di nutrizione. Il sale fa bene o fa male? Spazio cucina, piatto gustoso ed esotico per chi ama i contrasti. Insalata di pollo all'ananas e peperonata sulle tavole l'estate nei piatti. Tempo libero, a Vieste la mostra Elvis Presley Museum. E per la rubrica animali, le api sanno come contare da zero. E in più gossip, news, attualità, eventi, mostre e sagre nella nostra provincia e non solo. Tutto questo ed altro ancora, solo nel nuovo numero del Convì Magazine. Operazione Scorta Vacanze. Con Via Divella ti offrono la scorta di pasta per le tue vacanze. Ogni 10 euro di spesa potrai acquistare un pacco di Divella pasta alta qualità trafilata al bronzo a soli 29 centesimi anziché 79. E all'interno dei punti vendita con V troverai altre fantastiche offerte. Pasta Tamma, formati normali, vari tipi da 500 grammi a 39 centesimi.
Passata di pomodoro De Santis da 700 grammi a 48 centesimi. Peperlizia Ponti, condimento per insalata di riso, a 1,59 euro. Olio extravergine d'oliva San Giovanni De Santis a 3,99 euro con Fidelity Card Convi. Tonno in olio d'oliva Mare Blu, 3 scatolette da 80 grammi a 2,19 euro. Un chilo di caffè Lavazza Suerte a 4,89 euro. Acqua minerale effervescente naturale Sveva, 6 bottiglie da 1,5 litri a 1,38 euro. Tè Sant'Anna da 1,5 litri, verde, pesca o limone a 79 centesimi. Vaschetta gelato Motta da 450 grammi a 1,49 euro. Due vasetti di yogurt Parmalat intero a 59 centesimi. Pisellini Primavera Findus da 750 grammi a 2,99 euro con Fidelity Card. Ace lavatrice 25 lavaggi a 2,79 euro. Convi, la convenienza in evidenza. Buonasera. Buonasera. Diego. Sono 80 euro. Io il borsellino, moneta amica mia, sconde del 50%. Mi digiti il PIN? Certo. Ecco fatto. Grazie. Prego. Buonasera. Buonasera. Scusi signore, come mai avete sparagnato il 50% sulla spesa? Io c'ho il borsellino, ve l'ho detto. Chieda alla cassiera. Allora, è semplicissimo. La prima cosa che deve fare, deve andare sul sito www.monetaamicamia.it e si deve registrare, ok? Bene, dopo che si è registrato, sceglie uno dei tanti borsellini che ci sono, da 5, da 10, da 20 euro, e ci mette dentro un soldino, ok? Poi fai fare la stessa cosa a tanti amici, se ne fai fare a 4 amici, nel tuo borsellino ci saranno non più una moneta, ma due monete. L'avrai fatto fare a 10 amici, nel tuo borsellino non ci sarà più una moneta, ma 5 monete. Quindi quando andrai a spendere i soldi nei negozi aderenti, avrai speso praticamente 5 monete, ma a te effettivamente ti saranno costate soltanto una moneta. Quindi avrai risparmiato o il 50 o l'80%, ok? Avete capito signora? Pigliete un telefonino che ci registriamo, va bene? Andiamo! Eccoci tornati a parlare della Stramurales, di questo evento di cui abbiamo già ampiamente parlato nella prima parte. Continuiamo a parlarne proprio partendo dalla protezione civile. Vero. Qual è l'importanza della protezione civile in questo evento? E soprattutto quanti siete? Dunque, la protezione civile è stornata, siamo 20 persone, ma che collaboriamo con l'amministrazione comunale sono già una decina di anni. Ci occupiamo di tutti gli eventi, non solo di arte, qualsiasi cosa succeda, se no dal concerto, emergenza, ci siamo. A questo evento stiamo partecipando con molto calore perché ci teniamo tantissimo, oltre che a fare parte della protezione civile, facciamo parte anche del gruppo Stornare Alive. E noi ci occuperemo della sicurezza. Che significa tanto anche perché ultimamente con le normative, non è facile organizzare un evento all'aperto, no? No, non è facile, però diciamo che noi ce la mettiamo tutta perché è un'associazione di giovanissimi e ormai con un bel po' di anni di esperienza. E quindi con noi saranno tranquilli, ecco. Assicureremo la tranquillità. L'ordine pubblico, no? Sia la gente che verrà a guardarli, che agli artisti, le opere, ci occuperemo di questo. Quindi i 20 elementi saranno tutti operativi in tutti questi giorni? Tutti operativi, sì, sicuramente dalla mattina fino alla sera. Benissimo, sì. Fantastico. Immagino anche i giorni prima e i giorni dopo, perché ci sarà tanto fermento. Siamo impegnati anche nel sistemare le strutture, tipo transenne e via dicendo. Tutte queste cose qua ci occuperemo noi. Bello. Rocco,
ci sarà tantissima gente, immaginiamo, ci auguriamo, ma immaginiamo. Oh, non è una cosa facile organizzare una manifestazione del genere a Stornarella anche perché a Stornara, dico sempre a Stornarella oggi, vabbè, a Stornara anche perché non è che ci siano tante strutture ricettive. Come farete anche ad ospitare tutti quanti? Non è facile, a mangiare ci ha pensato l'ingegnere. Ci abbiamo pensato un po' tutti, ecco. Questo. No, noi abbiamo la fortuna di avere le poche strutture ricettive che ci sono, ci stanno dando tutti una mano. Certo. Quindi non ci siamo già organizzati, quindi venite a Stornara che verrete accolti a braccia aperte. Sì, non... no, io parlavo per il pernottamento. No, sul Sì, su tutto, sia per gli artisti. Tutto ben organizzato. Tutto organizzato. Infatti abbiamo, ma noi ci spostiamo anche fuori Stornara. Abbiamo la masseria Donna Linetta che farà da mangiare per gli artisti, poi scusami, come si chiama il locale di Silvio? Tenuta San Lorenzo, che ospiterà gli artisti a dormire, quindi poi sono in continuo aggiornamento gli sponsor, perché proprio poco fa, quindi insomma. Infatti, uno proprio pochi minuti fa ci ha contattato. Quindi... Però posso dire una cosa, scusami. Sì, dai. Siccome è una cosa bella quando qualcuno decide di sponsorizzare, facciamoli vedere, facciamo la pubblicità, eccoli qua, questa è la... come si chiama, la scala, la mazzetta, la scala di colori, ecco qua, l'Invea, sì. L'Invea Industrie Vernici, cioè a questo punto, visto che sono un'azienda intelligente, compratevi le loro vernici, lo diciamo, grazie, è anche giusto, poi tra l'altro sono appassionati di arte evidentemente, perché sì, sponsorizzano Stramurales. Senti, allora, ci sarà un bel interesse soprattutto per quello che riguarda i giovani, ma non sì, solo, perché anche voi sicuramente, ecco, avrete fatto delle iniziative. Infatti abbiamo fatto uno spot, i grandi li regaliamo ai piccoli, ecco. Il creatore, diciamo, del gruppo Stornare Live ha fatto questo spot, i grandi li diamo ai piccoli, e i grandi intesi come Gioacchino Loporchio, il maestro Gioacchino Loporchio e il maestro Cosimo Tiso. Allora, Gioacchino Loporchio è un pittore di origine cerniolane, e in pratica è esposto in tutte le maggiori gallerie in Italia e anche all'estero, ed è stato anche recensito da Vittorio Sgarbi. Quindi, mentre Cosimo Tiso è di origine di Ascoli Satriano, se non ricordo male, è pittore e scultore. Questi due artisti si occuperanno dei bambini per farli avvicinare con le prime pennellate vicino alla tela o vicino al pannello, in modo da coltivare gli artisti di domani. Questo è il nostro scopo, ma non solo questo, noi cercheremo di valorizzare tutto quello che è di Stornara. Infatti faremo, per quanto riguarda la street dance, diciamo tra virgolette, abbiamo delle scuole di ballo che faranno delle esibizioni per il corso, per intrattenere un po' la gente. E poi abbiamo lo street food, che l'amico Fernando diceva che faranno roba di verdura, noi invece abbiamo avuto un po' di animali morti e faremo la mucisca del Gargano. Oh, ottimo, ovviamente lo diciamo ai vegani collegati. Sono arrivati già morti. Sono arrivati morti. Non li abbiamo ammazzati noi. Sono arrivati là a Stornara e si sono suicidati in quel momento. Cioè solo animali di morte naturale. Sì, quelli sì, proprio. Non è stata fatta alcuna violenza. No, assolutamente. Quindi gli anche amici vegani potresti possono... morire. No, è giusto. E in pratica abbiamo organizzato questa cosa qua, e poi una cosa molto bella, faremo per le due, poi dipende sempre dalla disponibilità degli artisti, noi l'abbiamo chiamato simpaticamente lo Strafocates. Alle due mangeremo con tutti gli artisti e prepareremo noi da mangiare. Bellissimo. Quindi sono sicuro che apprezzeranno, perché sarà, la cucina locale, non c'è da dire. Sarà niente. Un momento conviviale da passare con gli artisti, farci anche due chiacchiere, scambiarci delle opinioni, modi diversi di pensare, perché non dobbiamo nasconderlo, loro sono artisti, hanno un modo di pensare, noi magari possiamo averne un altro, e magari certo, incontrarci, vedere un po' e capire questo mondo. Perché poi davanti a un buon piatto e un bicchiere di vino ci si incontra sempre bene, no? Sì, facciamo un buon piatto e mezzo bicchiere di vino, perché poi se supera non va bene. Dipende, se il vino, noi lo vogliamo intero. Se il vino è buono come quello della cantina Puglia, si può fare. Appunto, anche perché, ecco, diciamo anche questa cosa, ortaggi benissimo, ma voi avete anche un fantastico vino. Sì, cioè, olio sì, anche. Assolutamente. Olio, abbiamo un po' di tutto, non ci facciamo mancare nulla. Certo, è verissimo. Vi dico una cosa, sembra, cioè, io abito anche in una bella zona di vini, vengo a prendere il vino fino a Stornara, cioè è bellissima questa cosa, perché vado apposta, perché il vino è veramente di ottima qualità.
Volevo sapere invece un po' il programma, chi ce lo dice, ce lo dici tu, programma sì. Preciso. Allora, il programma, allora iniziamo dal venerdì, ci sono alcuni artisti a cui è stata assegnata una parete abbastanza importante e quindi... Ricordiamo il giorno, quindi... Allora, l'evento ufficiale è il 5 agosto, che è domenica, però appunto in base all'esigenza degli artisti, in base alla parete assegnata all'artista, ci sono artisti che verranno a prepararla già al venerdì e poi prevedono di finirla entro la domenica, il 5. E per quanto riguarda appunto la domenica, si prevede alle 8 l'inizio della manifestazione, è prevista quindi la registrazione dei vari artisti, e poi intorno alle 10 ci sarà la street band che girerà per le strade del paese. E poi dopo, subito dopo, verso le 10:30, le 11, inizieranno i laboratori dedicati ai bambini. E queste andranno avanti fino all'ora di pranzo. All'ora di pranzo appunto ci ritroveremo tutti, sia i giovani interessati sui pannelli, ma anche gli artisti famosi. Ci ritroveremo tutti nel centro cittadino per pranzare insieme attraverso lo Strafocates. Diventerete una grande famiglia. Praticamente sì. E poi riprenderanno gli artisti sulle mura, e i giovani sui pannelli, e poi il tutto si riprende insieme ai cittadini e a chi ci vorrà raggiungere a Stornara intorno alle 19. E lì inizieremo con lo street dance. E quindi ci sono queste due scuole di ballo che si esibiranno nel centro cittadino e subito dopo inizierà lo street music, sarà previsto un DJ locale che animerà la serata con la musica fino a tardi e intorno alle 21 ci dovrebbe essere una piccola premiazione, quindi un riconoscimento da dare sia agli artisti internazionali e nazionali come anche ai giovani che si occuperanno dei pannelli. E questo. Avete pensato praticamente sì, un po' a tutto. Poi insomma ci saranno le scuole di ballo, una l'abbiamo ospitata lo scorso anno, sì. È stata probabilmente l'ultima o la penultima puntata di Anna Maria, scarpette rosa o rossa, sì, sì, ed è stata probabilmente una delle puntate più belle. Ricordo ancora che a parte che le bambine erano bravissime, ma ce n'era una in particolare che ballò da sola, che in questo momento non ricordo come si chiama, ma che era di una bravura incredibile e ci fece commuovere perché fu veramente bravo, quindi vedrete due scuole di ballo sicuramente all'altezza, questo proprio a sancire il fatto che sono stati questa manifestazione è stata pensata per accontentare veramente tutte le categorie. Un'altra piccola nota è ovviamente l'organizzazione non si limita soltanto a noi, ci sono altri amici che hanno collaborato, che stanno collaborando in maniera attiva, in particolare l'amica Dini Capolongo, come anche Silvana Sabetta che già ho citato prima, e ovviamente l'altro artista di Stornara, Lino Lombardi, e poi ci sta dando una mano anche in termini di contatti anche Gioacchino Loporchio, che è il maestro cerniolano che parteciperà nei laboratori. Perfetto, momento musicale, vai, senti, ti affido tutto. Senti, più che altro, cioè, mo posso sembrare scontato tutto quello che vuoi, ma c'è la signora genovese. Devo fare il pezzo di De André. Devi farlo. Grazie. Mi sembra ovvio. Cioè, mi commuovo, nel senso, io grazie. No, nel senso che poi faccio uno di quei pezzi che secondo me è stato premonitore per quelli che sono i social network. Perché oggi sui social network tutti quanti si sentono giudici degli altri. E quindi De André un bel po' di anni fa scrisse un pezzo, si intitola Un giudice. Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ce lo rivelano gli occhi o le battute della gente? O la curiosità di una ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente? Vuole scoprir se è vero quanto si dice attorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Fra tutte le virtù la più indecente. Ma
passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti. Triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dir che un nano è una carogna di sicuro. Perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo. Ah. Fu nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami e diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche di una cattedrale porta alla sagrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore a chi alla sbarra ai piedi mi diceva vostro onore. E di affidarlo al boia fu un piacere del tutto mio. Prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. Ah, 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 ah. Sentita a casa? A casa è commossa, è veramente un testo bellissimo, uno dei più belli di quelli di André, ma mi piacciono tutti, ma questo è particolare ed è, sì, questo ed è anche perfetto. Il mio brano preferito di Faber, quindi sì, assolutamente. Bello, come sono felice. Allora, riepiloghiamo ancora una volta, facciamo vedere di nuovo la locandina, Gianni, se possibile. Chi l'ha realizzata, tra l'altro, la locandina? Lino Lombardi. Vabbè, altissimo livello, devo dire. Qui trovate tutte le informazioni. Stornare a Life, la pagina Facebook. Esatto, sì. Quindi, insomma, trovate tutti. Vi facciamo, abbiamo anche tanti sponsor. Ed è stata creata anche una pagina apposta per lo Stramurales, più una pagina per l'evento. Quindi è facilmente raggiungibile. Come si fa per partecipare? Cioè, se qualcuno volesse partecipare, a parte i grandi che, insomma, già sono, diciamo, iscritti, come si fa? Allora, ci sta. Online è possibile farla... cioè iscriversi online direttamente, compilare il modulo e arrivare direttamente a noi. Oppure sotto ci sono i referenti i numeri dei referenti telefonici, quindi tranquillamente ci possono contattare e si iscrivono. Quanti siete, Giovani per l'Europa? Noi siamo 22 persone. E anche voi siete parecchi. Invece Proloco? E noi superiamo i 50. 50. Che comunque la Proloco è un'associazione storica, già oltre 30 anni da stornare. Anche voi, quanti siete? Sì, noi ne siamo. Cittadinanza attiva, siamo una settantina di iscritti. Bellissimo. E poi abbiamo una serie di referenti, due coordinatori che siamo noi. E vi occupate non soltanto di questi eventi, no? No, noi praticamente facciamo la portavoce a tutti quelli che possono essere le esigenze, le richieste dei cittadini, con qualunque problema si possono trovare davanti, sia gli enti pubblici che gli enti privati, la sanità. Cerchiamo, ecco, di aiutare un po' le persone in mezzo a leggi, leggine, leggete, orientarsi. Questo è molto importante, visto che c'è il Presidente del Consiglio Comunale, no? Il Comune fa tanto, i comuni fanno tanto, però non è una cosa semplice, anche perché voi non siete Superman, insomma. È importantissimo che un comune possa avere associazioni del genere di supporto, perché il cittadino solitamente è portato soltanto a lamentarsi, no? Capita questo. Il Comune non ha fatto... Ma la cittadinanza attiva, ora adesso ci vuole, esatto. Cosa ha fatto? Allora loro servono a questo. Io penso che sia fondamentale per un'amministrazione comunale. Ma poi stiamo vedendo come dall'inizio dell'anno, ovviamente, abbiamo avuto svariati ospiti di svariate, insomma, realtà della provincia. Stiamo vedendo come, stranamente, tutte le realtà della provincia sono più attive della città di Foggia come città. Sì, da questo punto di vista, come associazionismo, no, attento, come iniziative. Viene Justin Bieber a Foggia, di nuovo, torna. No, vengono, hai sentito, l'hanno confermato, Robby Facchinetti e Riccardo Fogli. Ah,
Cattor... Eh sì, sì. No, infatti io starò in prima fila. Cattor Boys, no, Cattor Boys. No, vabbè, comunque ce ne vabbè, sono. Però almeno vengono Robby Facchinetti. No, ma levando adesso l'aspetto di degli eventi. Badanti. Però dico, io parlavo proprio di associazionismo come associazioni private, quello sì. Che hai detto tu. Sì. Comunque associazioni private che comunque fanno il loro per portare avanti il nome e la... È quello che si fa poi nel paese. Noi abbiamo la fortuna di avere i Monti Uniti, abbiamo la fortuna di avere l'UNESCO, insomma, ma è una grande città quella di Foggia. Avere tante realtà in una città come Stornara, che quanti abitanti ha, insomma, più o meno? Scarsi 6.000, 5.700 con tutti gli immigrati. Sono pochini, quindi insomma, vuol diciamo dire tanto. Diciamo che nei paesi piccoli queste associazioni hanno più visibilità. Perché sicuramente ci stanno pure a Foggia, a Cerignola, eccetera. Sì, sì, ci sono. Hanno più visibilità e hanno un rapporto, diciamo, diretto con l'amministrazione. Io, ripeto, faccio l'amministratore e Giancarlo, che di recente costituzione ha avuto modo di... Cioè, quando ha bisogno, non è che deve mandare l'email, viene sul comune e parla col sindaco, parla con l'assessore o parla con... Questo è molto importante. Con chi ma... c'è il rapporto umano, ecco, oltre che... Sì, ma le posso assicurare che non capita sempre... così anche nei piccoli comuni, perché io ormai lo dico sempre, c'è sempre qualche sindaco anche di piccoli comuni che appena mette quella fascia tricolore ha finito di parlare con le persone, perché è convinto di essere il sindaco di New York, cioè capita, è vero, ma io ti dirò sempre a te, Piero, ma poi deve ricordarsi che 4 anni passano, deve ricordarsi che poi 4-5 anni passano. Assolutamente. Vabbè, questo ci fa piacere, vuol dire che Stornara è un'amministrazione virtuosa. Non a caso, lo dico così, non per orgoglio, di cui sono orgoglioso ovviamente, ma non voglio fare lo sciovinista, non a caso Stornara all'ultima amministrazione, cioè il secondo mandato, ha preso l'82% di preferenze. Che significa veramente? Che significa tanto, che è stata vicino alla gente, vicino al popolo e alle esigenze sì, del è stata paese. Una netta riconferma. Appunto. Una netta riconferma. Anche perché nei paesi... Diciamo, le elezioni sono finite, quindi non sì, c'è sì, da... Sì, non stiamo facendo campagna elettorale, però devo dire, nei paesi è facile fare le fazioni, no? Poi ci sono le famiglie, quindi quello è parente a quello, quello è parente a quello. Prendere l'82% significa che si è superata anche questa barriera delle famiglie, e si è iniziato a parlare di meritocrazia, e questa è una cosa molto, ma molto importante. Però in realtà... Voi state parlando con i fatti, fate tante cose. La cosa bella, perché io sono un cittadino dei Cinque Reali Siti, ma deprimente se fossi foggiano, è che la cosa strana è che i foggiani si debbano spostare a Stornara. Voi siete felicissimi di questo, però se ci pensate lascia un po' pensare questa cosa. Solitamente appunto, è lo stornarese che va a Foggia invece con voi. Ma infatti diciamo io per ascoltare il mio genere di musica sono andato più volte a Stornara, perché mi sono andato a vedere Shaggy, mi sono andato a vedere J-Ax, quindi c'è... Diciamo con una battuta che è un fatto contro natura. È un fatto contro natura, però è bello anche perché c'è sempre stato questo pregiudizio verso i paesi del basso tavoliere, sono paesi di campagna, sono paesi intanto si muovono. E fanno tante cose, fatele anche voi, cioè lo dico spesso, quando si parla di turismo si parla quasi sempre del Gargano, si parla quasi sempre, ultimamente devo dire, sono contento, dei Monti Dauni. Associare il turismo e questi fenomeni di massa a un paese dei Cinque Reali Siti significa tantissimo, insomma, quindi... Vi ringrazio io, anche se non sono di Stornara, anche se ho detto due volte Stornarella, ma cioè io sono anche abbastanza anziano. Tre volte ho detto Stornarella. Ah, ora sì, la terza volta. Quattro. No, poi un'altra curiosità. Cioè io vorrei sentire, ma mia Besugo, cioè volevo sentire. Cioè... Allora, Besugo vuol dire scemo, scemotto. Ah, ecco. Mia vuol dire guarda scemo, mia Besugo. Guarda, ah, mia Besugo, no, perché cioè, noi... Quando parliamo, sentiamo parlare, Gabibbo. Ligure, pensiamo al Gabibbo, no? Cioè. Certo, quando in realtà insomma, la Liguria è una fucina di grandi accidenti, talenti, però sì, purtroppo sì. Anche a Foggia, no? Abbiamo avuto Giordano, ne abbiamo tanti, sì. E si pensa a Pia Medeo, no? Vabbè. Cioè che sono rispettabilissimi e sono bravissimi, però certe volte sarebbe bello anche ricordare Foggia per Giordano, per Renzo Arbore, per Michele Bonfitto, per Gegge Telesforo. Tra l'altro in pochi sanno appunto che uno pensa vabbè Gegge Telesforo, che ho sentito dire ultimamente pure vabbè ma ormai è finito, 2 anni fa ha registrato
prodotto, cioè ha registrato l'album in America, prodotto dal produttore di Prince. Ma assolutamente. Cioè, nel senso, ed è venuto da qua, però non poi... Non dimentichiamo il grande arbore, eh? Sì, sì, l'abbiamo nominato, no, no, adesso ci sta un altro personaggio che si sta affermando, il professore. Ah, certo. Ecco. Conosci il professore? No, lui lo conosce. Mai visto in vita mia, no, no, abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto anche un programma qua. Ecco, ecco perché sì, l'ho detto. Lo diceva apposta, perché lui è un nostro assiduo telespettatore. Nel frattempo penso che abbiamo finito e ci dispiace moltissimo, ma anche se oggi è il 28 giugno, quindi ci vuole un po' di tempo per il 5 agosto, continuiamo a dirvelo, andate a Stornara perché non vi mancherà nulla, sarà una bella giornata, perché è agosto a Stornara, cioè sarà una bella giornata. Vedremo un sacco di giovani, vedremo tante attività anche per i meno giovani, i bambini saranno contenti, si mangerà e si berrà per tutti i gusti, saranno accontentati i torcinellariani come me, ma saranno accontentati i vegetariani, i vegani, perché di ortaggi loro ne hanno a iosa. C'è la Mucisca, eccola qua, che io sarò anche dei Cinque Reali City, ma sono sempre un uomo garganicus, quindi insomma... ci siamo cresciuti con la Mucisca. Come mai la Mucisca avete scelto? Perché io in pratica lavoro su Gargano e l'ho assaggiata e mi è piaciuta e voglio portarla, tanto alla fine è sempre del territorio della provincia di Foggia. Assolutamente, quindi... assolutamente. Posso dire due cose? Assolutamente. Veloce. La prima è che per i pannelli, cioè abbiamo ancora dei pannelli liberi, quindi se volete, sapete un pochino disegnare, potete iscrivervi. Andate sul sito Facebook o di Stornara Life o Stramurales e troverete tutto quanto per iscriversi, il modulo di iscrizione. E un'altra cosa, siccome sono genovese, notoriamente siamo avari, e dei soldi, ne facciamo molta cura, mi hanno detto occupati tu di dire grazie a tutti gli sponsor che ci hanno aiutato fino adesso, e di cui poi faremo grande pubblicità, sia prima che durante che dopo l'evento. Uscirà una brochure con tutte le fotografie dei muralini, i murali fatti, dei pannelli e delle varie opere fatte anche dai bambini, con a fianco anche chiaramente ampia pagina di pubblicità per i nostri sponsor. E poi voglio dire anche, se qualcun altro avesse voglia, avesse visto quanto è bello veramente questo evento del 5 agosto a Stornara e avesse voglia di darci una mano in più anche economicamente, trova sempre sulla pagina di Stramurales la possibilità di farlo attraverso PayPal, una piccola donazione, quello che volete. E ci aiutate anche voi e entrerete anche voi a far parte di questo mondo. Tra l'altro ricordiamo che la promozione si scarica al 100%. Esatto, ecco. Quindi l'utile al dilettevole. L'utile al dilettevole, e poi insomma ci sarà un gran riscontro mediatico. Assolutamente. Quindi, insomma, vi farete una bella pubblicità. Finisce questa penultima puntata, domani sarà una puntata un po' difficile per noi perché è l'ultima puntata, un ciclo di 5 anni che si conclude, insomma, aiutateci domani, tutti quanti. È vero quanti. Che domani mi lasci 10 minuti di monologo? Sì, così tanto non ci possono più cacciare, no, dici, no, abbiamo serie, già finito. Della serie almeno, no, sto scherzando. Sì, sì, però, allora domani in realtà era prevista una puntata finale di saluti, come facciamo bene o male per tutti gli anni, però avevamo delle altre iniziative da promuovere e quindi non abbiamo detto no a nessuno, quindi parleremo, oltre che dell'ultima puntata, di tutte le cose carine che sono accadute, parleremo di un'iniziativa all'Incoronata che è Borgo in Festa e parleremo di un'iniziativa garganica che si chiama Pelandra Tour, lo parleremo ovviamente con i vari rappresentanti di queste due iniziative, quindi finiremo in bellezza continuando a fare cultura e promozione del nostro territorio come abbiamo fatto oggi con Stornara e con le sue associazioni. Grazie ai nostri ospiti che sono Antonio Signoriello di Stornara Life, grazie. Grazie. Giancarla Molaschi, referente cittadinanza attiva, sì, grazie. Grazie a voi. Giovanna Giovine, presidente Giovani Aquile della Protezione Civile, grazie. Grazie. Ferdinando Iagulli, proloco di Stornara, grazie. E Rocco Caputo, presidente associazione Giovani per l'Europa. Grazie, grazie a voi. L'ultima grazie. Volta conosciuto come il Rocco Siffredi di Stornara, ma questa era un'altra, è un'altra storia. Sì. A domani, ciao a tutti. Grazie. Mi chiedo
spesso perché dovrei essere assemblato e programmato come un robot di latta e di tendenza capibile da tutti e che ti dice sempre di sì. E non do peso alla maggioranza, non è importanza. Come te. Questo programma è offerto da Antica Forneria Cancelle di Manfredonia, Azienda Agraria Fiore, Balconi, Petto di Pollo Nazionale Brunello, Mozzarella Fresca Cordisco, Fiscante Panificio in Casanuovo Monterotaro, Pepsi Cola, Mozzarelle fresche, La Gioiosa di Puglia, Prosciutto cotto, Parma cotto, Zumosol, Permuta ananas, Pernigotti, Tamma, Preparato per risotto, Tutto gelo. Oh, ciao Michele! E cercavo un bancomat per consumare un sacco di soldi. Esiste ancora il banco, voglio dire a me, vedi che c'ho io, carta amica mia, io c'ho il borsellino, questo ti fanno un sconto, un 50-80%, non mi credi, manca a fare l'apposto, questo mio amico, quell'ideatore, Michele Farina, quello ti sa dire tutto, vedi che... Ciao Michele, ciao. Allora, glielo vuoi spiegare l'amico? Certo. Allora, è semplicissimo. La prima cosa che devi fare è ti devi registrare sul sito www.monetamicamia.it, ok? Poi dopo ti scegli un borsellino, tra i tanti borsellini che ci sono, da 10, da 20, da 50, e ci metti dentro un soldino, ok? Poi lo dici a quattro amici e nel tuo borsellino non avrai più un soldino, ma avrai due soldini che potrai andare a spendere nei negozi. Il titolare incasserà due soldini, ma a te effettivamente quel prodotto ti è costato soltanto un soldino, quindi avrai risparmiato il 50%. È chiaro? È semplicissimo. Pigli un telefonino, caccio un telefonino e registrati mo'.